perché è nata in tempi non sospetti questa amicizia tra Zaccheroni e Pantani, amicizia che si consoliderà adesso, visto che Zaccheroni è tifoso di Pantani, Pantani è tifoso del Milan. Pantani fa scuola anche a Cesenatico, ho letto proprio questa mattina sul mio giornale, sulla Gazzetta di ieri, che un ragazzino di Cesenatico ha vinto la medaglia di bronzo nella velocità olimpica ai mondiali junior a La Habana, a Cuba. E probabilmente molti ragazzini di Cesenatico, imitando Pantani, si sono dati al ciclismo. 25 km alla conclusione, continua la bagarre in testa al gruppo, è sempre Andrea Tafi il più attivo ora con Berrettino, vedete Debienne parlotta con Gaumont, Debienne il nuovo leader della classifica generale e Gaumont che poteva tentare le proprie chance, Gaumont che ricordiamo ha vinto l'anno scorso la Gent-Wevelgem allo sprint, invece si sacrifica totalmente per la maglia gialla di Debienne. Quanto guadagna al giorno la maglia gialla? Guadagna 2 milioni, non è tanto, pensa che fino a 3-4 anni fa la maglia gialla gli veniva data 0 lire perché dicevano tanto è già importante per un corridore indossare la maglia gialla, però non tenevano in considerazione quello che spendevano i compagni di squadra per sotto il profilo delle energie a tenere questa maglia gialla. Da adesso invece sono 2 milioni, c'è molto di più per vincere la tappa, circa 15 milioni al vincitore, montepremi che è di 3 miliardi e 500 milioni. Comunque anche nel Giro d'Italia il montepremi è molto alto, 2 miliardi e mezzo. Ormai i premi sono importanti, vincere un tour per una squadra vuol dire portare a casa 150 milioni a testa, perché di solito chi lo vince non divide, lascia tutti i compagni di squadra. Abbiamo parlato dei 200 milioni al mese di Virenc e Zulle, quindi la canzonetta dei corridori professionisti che guadagnano poco. No, questo è già da qualche anno che si sa. I guadagni però sono soltanto per i corridori di vertice, il corridore neoprofessionista o i giovani che passano hanno ancora un minimo di stipendio che non dico che è da fame, ma è molto basso, insomma guadagnano intorno ai 3 milioni al mese, non mi pare che sia una cosa. 3 milioni lordi. No, alla fine netti direi, poi se uno va in una squadra grossa può dividere dei premi, ma ancora il mestiere di ciclista non è un mestiere del ben godi, insomma. E i corridori di vertice, quelli che arrivano ad essere tra i più importanti, quelli che possono vincere le grandi corse a tappe, le grandi classiche, cominciano ad essere ben pagati. Si sacrifica Gaumont, di cui avete visto un primo piano e di cui avete visto anche la scelta dei rapporti. In seconda posizione c'è Tafi, in terza vediamo Sacchi, in quarta ancora Laucca, primo piano ora di Jackie Duran. Gaumont l'anno scorso Lanterne Rouge, ultimo della classifica generale, arrivò terzo nella cronometro di Disneyland e proprio nella tappa finale mise proprio una lanternina sotto la sella rossa per testimoniare la sua posizione, ultimo della classifica. Ed eccolo là Jackie Duran, mentre vogliamo ricordare che quello che in Italia è la maglia nera, vale dire l'ultimo della classifica maglia nera, qui in Francia è la lanterna rossa. Sì, perché anticamente durante i primi Tour de France, nell'epoca pionieristica, l'ultimo portava effettivamente una lanterna rossa, e il Tour de France ha inventato anche l'ultimo chilometro, sono stati i primi a mettere il triangolino rosso che indica l'ultimo chilometro, e il legame rosso è legato anche a quello, triangolo rosso, lanterna rossa di chi è indietro più di un chilometro. E hanno inventato anche questo arco di trionfo, maglia gialla, maglia verde. Rinero. Mentre avete visto Rinero salutare il pubblico amico, mentre c'era un altro regionale ma nella parte iniziale, Laurent Roux, che si è staccato dal gruppo e è andato a salutare i parenti che lo attendevano. Fa parte della tradizione delle grandi corse a tappe questa libera uscita, ma guai a chi approfitta in maniera fraudolenta del permesso. Se qualcuno ottiene il permesso di andare, di salutare i parenti e poi non si ferma, quando lo riprendono può anche essere preso a schiaffi. Questo no, però gliela fanno pagare, c'è questo patto d'onore, lasciano andare avanti perché ormai nella tradizione, tante volte, anche se il corridore non è più come una volta che i familiari non li vedeva proprio, adesso ormai era fatto assoluto divieto ai parenti andare a trovare i corridori
negli alberghi, il corridore era del Tour de France. Per un mese il corridore faceva parte solo del Tour e lo slogan, ripeto, era: è il Tour che fa grande il corridore, non il corridore che fa grande il Tour. Senti, basta. Quel Cassani che qualche anno fa vestì la maglia Poix di leader del Gran Premio della Montagna, è un tuo parente? Ero io, però ho un ricordo, perché ci è venuto in mente questo discorso ieri sera, eravamo a cena e si parlava io e te e ho detto: ma chi è l'ultimo italiano che ha indossato la maglia Poix? È stato Battaglin? No, ho detto sono stato io, però avevo la stessa maglia di Zanini, cioè quella dei Cavalcavia. Io anch'io ho preso la maglia nei primi giorni e nella prima tappa alpina, per onorare la maglia, andai in fuga. Sapevo che cosa andavo incontro, perché io nelle corse tappe ho sempre fatto una fatica incredibile. E andai in fuga, quando mi presero ero finito, non andavo più avanti, e morale della favola, si arrivava a Isola 2000, arrivai ultimo a 30 secondi dal tempo massimo, proprio perché avevo una maglia che volevo onorare ed era la maglia dei Cavalcavia, senza nulla togliere Zanini, che non è uno scalatore, ha questa maglia, però farà, spero che non faccia la mia fine. Spiegaci il tempo massimo. Tempo massimo nelle cronometro è il 25% del tempo del vincitore, quindi molto alto. Nelle tappe, in base alla durezza, al coefficiente, ci sono tappe di prima, di seconda e di terza categoria, in base al coefficiente c'è un tempo massimo stabilito sul tempo del vincitore, una tal percentuale, cioè ad una tal media danno una percentuale tipo il 10-11%. Anche questa, scusa, è un'inquadratura tipica, la cavalcata a fianco al Tour de France, qui addirittura col salto di ostacoli, c'è una novità quest'oggi. In quegli anni, mi sembra che era il 93, Cassano andava forte anche in salita, e io mi ricordo anche di qualche sua litigata con Chiappucci per i Gran Premi della Montagna. Sì, perché io ho detto: ma fammi vincere questi Gran Premi della Montagna, tanto danno pochi punti, porto la maglia Poix 2 o 3 giorni, poi te la lascio, non preoccuparti, perché al Tour la maglia Poix la vince sempre un grande scalatore. Difatti negli ultimi 4 anni l'ha vinta Virenque, l'ha vinta anche 2 anni Chiappucci, l'ha vinta Bellini, l'italiano Bellini qualche anno fa, molti anni fa, Battaglini. Il primo vincitore della maglia Poix, intorno mi sembra al 75, fu il mitico Van Impe, che Lucien sembra... Van Impe, che fa ancora l'opinionista, è qui al Tour. Poix. Mi sembra che sia l'ultimo scalatore ad aver vinto il Tour de France, perché dopo ha vinto... Van Impe e Zoetmel, che erano le vittime predestinate nell'epoca di Merckx, di Thévenet, era il cattivo, quando nei match di caccia c'è il buono e il cattivo, Zoetmelk e Van Impe facevano la parte del cattivo, mentre vedete Cipollini nelle posizioni centrali. Certo che Cipollini oggi si è visto sfuggire una possibile vittoria, rimpiangerà questa bandiera bianca da parte del gruppo. Adesso a Parigi di volate ce ne saranno poche, le squadre cominciano a calare come forza, come numero, cominciano i ritiri, non è più come nelle prime tappe dove tutti stanno bene, tutti vogliono fare, il fresco aiuta a recuperare. A domani come ultima possibilità prima dei Pirenei, e poi dopo ci sono altre tappe, però il Tour è così, caratteristico, prima settimana per i velocisti, dopo per le fughe, per chi sta bene, perché per andare in fuga bisogna spingere. Intanto siamo ritornati nel gruppo di testa, in prima posizione vediamo proprio quel Debien, che è il virtuale leader della classifica generale. Tafi lo marca da presso, spera forse in un attacco della Cofidis, che presenta due uomini al comando, Gaumont e Debien, spera in qualche possibile aiuto per portare l'attacco. Ecco qua che la regia subito ci ripropone Cipollini con un look da spiaggia. Cura la bronzatura, più che altro non cerca, credo, di proprio che... scherzo naturalmente, cerca di prendere più aria possibile. Intanto Rinero sembra il Papa, saluti tutti quanti, felice come una Pasqua, anche perché è un giovane, è un corridore che va bene in salita, è un corridore che per la prima volta partecipa alla Tour de France. Intanto dovrebbe prendere la maglia gialla Debien, e questo è un vantaggio per noi italiani,
perché stanno spingendo a fondo sia De Bie che Gaumont, che è il più veloce del gruppo. Ma attenzione quindi... alla Ucca, che sempre è mantenuto, lui che è un uomo, è un grande attaccante, oggi si è sempre mantenuto lì tranquillo. A proposito, ho visto arrivare l'ammiraglia con Salutini, che ha dato qualche suggerimento a Mazzoleni. Che cosa secondo te? Ma gli ha consigliato come muoversi, perché Mazzoleni è un giovane, 24enne, la prima volta che fa il tour. Salutini invece è un direttore sportivo esperto e gli ha consigliato tante volte. Qui proprio il direttore sportivo ti dice: stai attento soprattutto al tal corridore. Secondo me gli ha detto di stare attento a Tappi, perché è il corridore più fresco, il corridore che e sicuramente... E Kelfen, il direttore sportivo, cosa avrà detto a De Bien? Secondo me gli ha comunicato il vantaggio sul gruppo, che aumenta, è superiore ai 9 minuti, e quindi gli dà morale, gli dà coraggio, perché quando sei lì, che per un francese soprattutto, il sapere che a 20 km dall'arrivo, 9 minuti, puoi prendere la maglia gialla, non stai più nella pelle, quindi spingono ancora più a fondo. Gaumont si sacrifica, è un ottimo passista, sta tirando molto forte e Tafi sta... in attesa per un eventuale attacco, potrebbe attaccare negli ultimi 2-3 chilometri. E Zanini, il leader della classifica del Gran Premio della Montagna, ci rivolgiamo a Gabriele Sola, cosa sta aspettando? Beh, Zanini sta aspettando un'occasione analoga a quella che oggi sta sfruttando, sta cercando di sfruttare sino in fondo Andrea Tafi. Zanini sta attraversando un discreto momento, la maglia Poix non era tra i suoi obiettivi, come ovvio, la maglia del miglior scolatore, però se la sta trovando addosso. E ricordiamo che Zanini indossò anche la maglia rosa al Giro d'Italia, quindi è un buon gustaio della bicicletta. Nel 96 mi ricordo che indossò la maglia rosa in Grecia, nell'ultima tappa greca, e poi dopo la perse. Comunque vediamo che gli uomini della Cofidis usano biciclette Fondriest, che ha rinunciato al Giro e al Tour. Ha problemi sempre alla schiena, sta bene 2-3 mesi, poi continua questo problema. Un Fondriest che è diventato anche costruttore di biciclette, difatti fornisce la propria squadra, la Cofidis. Ormai sai, a 33 anni Maurizio è stato un ottimo corridore, ha vinto un campionato del mondo, ha vinto la Milano Sanremo, ha vinto Freccia Vallone, però è stato sfortunato in questi ultimi anni, questo male alla schiena lo ha perseguitato, ha subito un intervento chirurgico nel 94 mi sembra, o nel 95, e da allora non è più riuscito a essere se stesso. Era comunque previsto, perché mi ricordo che Maurizio aveva annunciato già quest'inverno che quest'anno avrebbe puntato soltanto alle corse di un giorno, alle brevi corse a tappe, e avrebbe rinunciato a tutte le grandi corse a tappe già dall'inizio della stagione. Lo vedremo sicuramente però nel Gran Premio della sua città, Cles, a fine agosto ci sarà il Giro del Veneto il giorno prima e poi Cles, questo importante appuntamento nel Trentino, prima il Giro del Trentino e poi l'appuntamento a fine agosto con Cles. Agosto che verrà contrassegnato da, ecco, primissimo piano di Tafi, che verrà contrassegnato da tre importantissime prove di Coppa del Mondo, vale a dire San Sebastian, il tour terminerà il 2 San Sebastian l'8 di agosto, poi in rapida successione dopo il trittico della Lombardia, vale a dire Tre Valli Varesine, Coppa Agostoni e Coppa Pernocchi, ci sarà la prova di Amburgo, per la prima volta inserita nel calendario di Coppa del Mondo in sostituzione della prova britannica, e quindi il Gran Premio di Zurigo a fine mese, Veneto e Cles. E con la situazione, con i 7 uomini al comando, con il gruppo il cui ritardo ormai sfiora i 10 minuti, break pubblicitario. Si sente quando è estate. Cronaca diretta, sempre Gaumont a fare da apripista. Gaumont con De Biani, due uomini della Cofidis, il 133, il 132, ricordate il 132 De Bien della Cofidis col berrettino, mentre Gaumont è senza e virtualmente maglia rosa. Tre italiani in fuga, maglia gialla, tre italiani in fuga, Tafi, poi Mazzoleni e Sacchi,
poi oltre a Gaumont e a Demien troviamo un altro francese, Durand, e poi Laukka, il finlandese che quest'anno è passato alla Lotto. A proposito di cambi di squadra e di mercato che è già in atto, allora un'anticipazione di Pier Bergoglio. Ma abbiamo visto prima Traversoni, Traversoni era con Fagnini proprio in quell'immagine. Il prossimo anno Traversoni passerà alla Saeco e sarà uno degli apripista di Cipollini quando correranno insieme, e punterà ai traguardi personali quando sarà da solo. E poi il grosso colpo di mercato potrebbe metterlo a segno la Mapei, che sta puntando su Bartoli, e tutto il suo gruppo. C'è una trattativa in corso tra Mapei e Asics. So che il dottor Giorgio Squinzi si è incontrato con Arese, con Franco Arese, stanno definendo, potrebbe nascere una super squadra per le corse di un giorno per il prossimo anno. Peccato, solo era alle nostre spalle sino a pochi istanti fa, in questo momento, però è scappato, si erano messi d'accordo per non rispondere a questa proprio sino a pochi secondi fa. Chissà che non ci faccia una bella sorpresa anche uno di questi due giovani, Mazzoleni adesso penultimo con la maglia rossa e Fabio Sacchi, entrambi sono 24enni, entrambi sono lombardi, Sacchi milanese, Mazzoleni è nato a Bergamo, e secondo me il nome Eddie la dice lunga sulla passione della famiglia, del padre per il ciclismo. Eddie Mazzoleni è nato nel 1973, quindi quando c'era Eddie Merckx in circolazione, il cannibale. Questi due ragazzi non hanno mai vinto nei professionisti, hanno vinto moltissimo nei dilettanti, e lo stesso Tafi che ha vinto una ventina di corse nei professionisti non ha mai vinto una tappa né al Giro né al Tour. Gli auguriamo di poter rompere questo digiuno e di poter aggiudicarsi una tappa del Tour, anche perché ha la maglia di campione d'Italia. Nella Mapei ha già vinto il campione belga Stels, il campione della Repubblica Ceca Svorada, manca solo lui per inaugurare con una vittoria questa maglia molto importante. Adesso è la Onze che dà una mano ai Telecom, aumentano l'andatura, adesso guadagneranno terreno nei confronti dei primi, si sono fermate le ammiraglie dei contrattaccanti, e però secondo me la maglia gialla andrà sulle spalle di Debye. Quest'anno la maglia gialla ha cambiato continuamente padrone, è andato da Bormann. È una tradizione del Tour de France, questo continuo, costante cambio di maglia. Approfittiamo della presenza di Maria Cristina Mariani, che fa parte del servizio informazioni sia al Giro che al Tour, per sapere la differenza fra il servizio informazioni al Giro e il servizio informazioni al Tour. Intanto la ringraziamo perché è sempre pronta ad informarci sui cambiamenti in classifica, su quanto avviene in corsa. Ma c'è una grande differenza, anzitutto in Italia abbiamo una macchina sola nella quale lavorano tutti gli operatori che trasmettono, invece qua siamo praticamente tre macchine, una nella quale appunto ci sono io, che è quella del giudice all'arrivo, nella quale si trasmettono, diciamo, le notizie nelle varie lingue, ossia prima l'informazione in inglese, poi l'informazione in italiano e poi in spagnolo. Le informazioni invece in francese arrivano dalla macchina che si trova direttamente dietro al gruppo, nella quale si trova Monsieur Pecheux, che è praticamente il direttore di corsa, e invece è anche un giornalista che praticamente trasmette le notizie in francese. Poi a sostegno per Radio Corsa, sempre in francese, c'è la macchina di Jean-Marie Leblanc che segue, diciamo, le fughe. Lei in quante lingue è in grado di dare gli annunci? Qua al Tour devo dare gli annunci in tre lingue, però vabbè, parlo cinque lingue. Ce le ricordi? Italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. La sua lingua madre è l'italiano? Sì, italiano, francese. Grazie, la ringraziamo, anche perché ieri è stata utilissima, perché era la signorina Mariani a fare da ponte, da tramite tra noi e Peglio Cabestani, l'ufficio stampa della Festina, per sapere tutto quanto accadeva. Devo dire che Peglio Cabestani è stato gentilissimo, non si è mai negato al telefono, ci ha sempre raccontato, ci ha sempre detto tutto con quella classe, quell'educazione che lo contraddistingue. È stato un buon corridore, è un ottimo
Public Relations Man. 11 chilometri alla conclusione. Allora a questo punto vediamo cosa può succedere. Lo sprint, come verrà lanciato lo sprint? Arriveranno allo sprint i 7 o qualcuno tenterà di involarsi? Pier Bergonzi, inviato speciale della Gazzetta dello Sport, ricordiamo che quest'anno invitiamo tutti i giorni gli inviati speciali dei quotidiani presenti al Tour de France. Il nostro ospite di oggi è Pier Bergonzi della Gazzetta dello Sport. Ma sicuramente ci sarà qualcuno che proverà ad attaccare, cioè, ci sono corridori come Mazzoleni o la Uca che teoricamente sono battuti allo sprint e dovranno provarci. Il più veloce è Gaumont, ma è anche quello che in questi ultimi... Lo vedete in prima posizione, Gaumont. Sì, anche quello che ha lavorato di più. Durán è uno abbastanza veloce, uno che d'inverno fa anche le 6 giorni, sembrava morto, ma è uno di quei corridori che non muore mai. E lo vedete in seconda posizione. Allora i due, mentre ecco che il gruppo sta riassorbendo tutti quelli che si erano involati in precedenza. Sì. Io ricordo Durán vincere un Giro delle Fiandre dopo una fuga infinita. Taffi non è fermo allo sprint, nei primi anni di carriera io mi ricordo ha vinto un Giro del Lazio con uno sprint di un gruppo ristretto, e le volate di gruppetto con pochi corridori sono volate di chi è più fresco, di chi ha più potenza. Ricordiamo che il fiore all'occhiello di Andrea Taffi è il Giro di Lombardia, la classica delle classiche, la più difficile, un vero e proprio Gran Premio della Montagna, l'ultima classica di Coppa del Mondo. Sì, quello lo vinse con un finale straordinario. Ha vinto anche lo scorso anno una prova di Coppa del Mondo in Inghilterra, a Rochester. E Sacchi è un altro ragazzino molto veloce, da dilettante, vinceva spesso e volentieri in volata, anche lui ha fatto della pista. Non è facile, qui non conta soltanto la specializzazione, conta avere delle energie fresche. Io penso che si pareranno, vedo adesso Taffi che sta parlando con Sacchi, probabilmente qualcuno tenterà un allungo. Spero che Taffi azzecchi il momento giusto. Lo sai qual è il problema? Che Taffi secondo me non lo lasciano andare via. In classifica generale ha 22 secondi di distacco da Debien, quindi questo lo sa sia Debien che Gaumont, e quindi l'unico modo che ha per vincere è quello di vincere in volata. Guadagnerebbe 20 secondi, la maglia resterebbe sulle spalle, cioè andrebbe sulle spalle di Debien, quindi ho il timore che o va via di forza proprio di brutto staccando gli avversari, però vedete Debien che è già sulla ruota di Taffi, soprattutto è Gaumont che fa l'andatura. E mentre diventa difficile per lui andare via, diventa difficile andare via a 2-3 km. Siamo ormai alla fine delle 9 tappe nelle quali sono previsti gli abbuoni. Con la 9ª tappa, vale dire con domani, a Po terminano gli abbuoni. Ricordiamo che tanti anni fa c'era addirittura un minuto di abbuono per il vincitore di tappa, era stato stabilito un minuto, ma evidentemente eccessivo vantaggio per i vincitori di tappa, poi si era arrivati a togliere gli abboni, adesso siamo arrivati a questi 20 secondi che sono di più di quanto al Giro d'Italia. Sì, sì, sono di più e sono soltanto però per queste prime tappe, poi quando cominciano le montagne non ci sono più abboni. I tour li hanno inseriti proprio per dare un po' di vivacità a queste prime tappe che francamente sembrano fatte in fotocopia, cioè si arriva alla cronometro che niente è successo in classifica, non si sa ancora nulla. Il tour è da almeno 8-9 anni che fa sempre questo percorso, le prime 10 tappe per chiunque, per attaccanti, per velocisti, e si comincia a far sul serio a definire la classifica dalla cronometro dalle prime montagne in poi. Ecco, non cambia questo copione da parte degli organizzatori, il tour è chiamato la Grand Boucle, vale a dire il grande circolo, perché sia che si porti prima ai Pirenei e poi alle Alpi, oppure che affronti prima le Alpi e poi i Pirenei, è sempre questo grande ricciolo. Ecco, l'unica cosa che cambia nello svolgimento del tour è se debbono essere affrontati prima i Pirenei o le Alpi. Poi per il resto le tappe iniziali 9-10 a favore degli attaccanti hanno sempre fatto parte del copione del tour. Da questo punto di vista la geografia favorisce molto il Giro d'Italia. Secondo me il Giro ha solitamente percorsi più belli perché noi abbiamo il grande vantaggio di avere le montagne vicino al mare. Uno che tenterà sicuramente di attaccare sarà Jackie Durán, adesso è pianura, un corridore che anche se è un po' stanco non è mai domo e non è veloce, cercherà un attacco negli ultimi chilometri. Uno che non ho ancora capito se sta bene oppure no è Eddie Mazzoleni, maglia rossa della Saeco. Per me sta bene, non è veloce però ha una buona sparata.
Ancora poco, poi vedremo se sta bene o se non sta bene. Mentre... siamo ormai al limite proprio della possibilità di attaccare. Vedete che la Cofidis con Gomon non molla la prima posizione proprio per consentire a Gomon di neutralizzare tutti gli scatti. E questo è Debien, il nuovo leader della classifica generale. Naturalmente lo impensierisce Tafi che con una sua vittoria potrebbe mettere in discussione la leadership di Debien. Cioè, dovrebbe vincere e guadagnare. Sì, dovrebbe vincere e guadagnare. Cioè, perché viene marcato? Perché se vince guadagna 20 secondi e a questi si aggiungono dei secondi in caso di attacco, è chiaro che oltre alla vittoria di tappa Tafi conquisterebbe la maglia gialla. Ecco perché è costantemente sotto controllo da parte dei due uomini della Cofidis. Infatti nel precedente sprint con Abuoni sono stati proprio i due uomini della Cofidis e Tafi a disputarsi i secondi di Abuono. L'ha vinto Gomon su Tafi e Desbien, e tant'è vero che Tafi si è portato da 24 a 22 secondi. Cofidis, uno sponsor atipico, prestiti per telefono. Sì, credito per telefono, sembra che funzioni abbastanza bene, credono molto anche nel ciclismo, vogliono potenziare la squadra del prossimo anno intorno a Francesco Casagrande, e penso che sia ormai ufficiale l'acquisto del fratello di Francesco, Filippo Casagrande correrà il prossimo anno nella Cofidis. In poche parole, uno telefona e chiede i soldi. Sì, esatto, chiede i soldi ma poi paga anche un bell'interesse. Un altro che dovrebbe passare la Cofidis sembra il belga Frank Van den Broek, che quest'anno è alla Mapei. Fra l'altro è tappezzata di poster proprio di Gomon, la Francia, ci sono questi maxi poster, questi tabelloni proprio di Gomon, che naturalmente al telefono questo faccione biondo che fa la pubblicità la Cofidis. Non è più così sicuro che Van den Broek passi alla Cofidis. Van den Broek aveva praticamente raggiunto un accordo con Squinzi per restare alla Mapei. Sulla parola, una stretta di mano si dice, per passare il prossimo anno nella nuova squadra. Si usano ancora le strette di mano. Sì, si usa poi con la stessa mano. Tra gentiluomini. Ma si usa anche con la stessa mano a firmare contratti per altre squadre. Mi auguro con l'altra almeno. È già successo e succederà sempre, con la stessa. Ma pare che Van den Broek abbia ricevuto un'ottima offerta anche dalla Française des Jeux e non avrebbe ancora firmato con la Cofidis. Quindi sempre strette di mano in attesa che aumenti il prezzo. C'è anche chi poi da due strette di mano e firma due contratti. È già successo. Così è più sicuro. È no? Successo. Pare che succeda regolarmente ogni anno, anche perché questi contratti, attenzione, non come nel calcio che debbono essere effettuati entro un certo periodo, possono essere effettuati in ogni momento. Ed è Debien che promuove l'attacco. Perché la velocità calava troppo. Gomon stanco, difatti ha perso terreno, ha perso qualche decina di metri. Ed e attenzione, Mazzoleni sta bene, in seconda sta posizione, bene. Quindi Mazzoleni sta bene. Tafi in quarta e Debien che promuove l'attacco, visto che il suo compagno che ha perso contatto, vediamo, sono rimasti soltanto in sei, erano in sette, quindi ed ecco che scatta Mazzoleni, la maglia rossa che era stata avvicinata prima dal direttore sportivo Salutini, che gli aveva evidentemente consigliato qualcosa che il bravissimo tecnico toscano, la cui escalation è stata corridore, massaggiatore, direttore sportivo, gli ha consigliato: vai all'attacco in vista del traguardo. È Tafi che tenta di raggiungerlo, Tafi marcato da Lauca, Mazzoleni rallenta, Mazzoleni, Tafi, Lauca, Debien, poi Sacchi, poi Gecchi, Duran, mentre ha perso definitivamente contatto, si sposta Sacchi, ha perso definitivamente contatto Gomon stremato dal essere stato costretto a mantenersi in testa a questo gruppetto 5 km alla conclusione, perde contatto Gomon ed è Lauca che parte. Lauca, quindi tutti quelli che erano rimasti tranquilli a centrogruppo, che avevano lasciato agli altri il compito di scannarsi, ve li avevamo indicati, ora vanno all'attacco e questo potrebbe essere l'attacco buono. Pericoloso. Perché vediamo che nessuno è più in grado di reagire. Tafi, che ha speso troppo prima, attende che si muovano i Cofidis ormai non ce la fanno più, e quella Lauca di cui vi avevo parlato in precedenza, che mi meravigliava come rimanesse
sempre in coda al gruppo, Lauca, abituati a vederlo sempre all'attacco, sempre pronto a dare battaglia, a fare la bagarre, ci sorprendeva, e ve l'avevamo subito detto, vederlo in coda al gruppo. Lauca, 84esimo a 7 minuti, ha aspettato il momento buono, ha fatto il furbo, come si dice il gergo, evidentemente ha imparato a sue spese che attaccare continuamente non paga, ha aspettato gli ultimi 5 chilometri e quindi la botta. Però aspettiamo, perché può darsi anche che si organizzino dietro, non è detto. Tafi, non penso che si dia per vinto così. Così di fretta, secondo me hanno cercato di parlarsi e avranno anche detto: ma cosa, lo lasciamo andare, cerchiamo di collaborare e andarlo a prendere, ha interesse Debien, così aumenta il suo vantaggio sul gruppo, ha interesse Tafi, Mazzoleni, tutti quanti, speriamo che non ci sia qualcuno stanco, perché quando uno è stanco non tira, gli altri pensano che non tiri per fare il furbo e quindi succede che il primo va. Non è detto che questo vada, anzi vedete che stanno tirando di comune accordo, purtroppo non c'è più Gomò, però tira Depiè, tira Tafi, l'unico è Sacchi che non tira molto. Sì, era logico aspettarsi l'attacco di Lauca come quello di Lauca, eccolo qua a primo piano, come quello di Mazzoleni, perché di questo gruppetto sono i due meno veloci. Probabilmente è partito un po' troppo presto Lauca. Lauca che in carriera ha vinto una sola corsa l'anno scorso, una tappa al Tour dell'Avenir, ha ottenuto importanti piazzamenti nei primi 15, mi sembra anche una volta si è arrivato 15esimo ad un Giro d'Italia, 15esimo per in classifica generale. Ed è per questo che a un certo punto Onze Telecom hanno aumentato un po' l'andatura, vabbè che non sono, che non danno problemi, però lasciargli anche un quarto d'ora è eccessivo. Secondo me non c'erano problemi lo stesso, però non si sa mai. È l'unico corridore finlandese, il ciclismo non ha grandi tradizioni in Finlandia, dove naturalmente invece alla grande ci sono i fondisti. Sì, i fondisti di sci. Lo sci di fondo, certo. Sì, ricordiamo dei buoni norvegesi, qualche svedese, ma finlandesi sinceramente. Eugenio Berzin, tutto sommato, è quasi finlandese, perché Viborg è a 40 km dalla Finlandia e prima dell'ultima guerra era una città finlandese. E a proposito di norvegesi, ci viene in mente Knudsen, poi Lauritzen che fa da Gotto, Lauritzen che faceva il poliziotto, adesso fa il telecronista. Gli svedesi, i mitici quattro fratelli Pettersson, Josta indubbiamente il migliore vincitore di un Giro d'Italia, campioni del mondo e medaglia d'oro alle Olimpiadi, un caso unico, storico, quattro fratelli mondiali, mentre ecco che Tafi cerca improbabili alleati, si volta, Mazzoleni fa il buco, lo chiude Sacchi con Jackie Duran, per il momento aggrappato alla scia di Sacchi. Debien in testa, Tafi in seconda posizione, ma Tafi evidentemente non è soddisfatto dell'andatura tenuta da Debien. Nell'ordine, con l'inquadratura vista dall'alto, il campione d'Italia Tafi con la maglia giallorossa passa ora Sacchi, sempre maglia giallorossa ma della Casino Sevotre Equipe, Jackie Duran con il numero rosso del più combattivo, maglia rossa, calzoncini rossi per Mazzoleni, mentre Debien si mantiene in ultima posizione. Lo prendono e vediamo se qualcuno parte. Duran, vedremo se qualcuno ha la voglia e la forza per contrattaccare. Questo potrebbe essere, auguriamo sia, il momento buono per l'attacco di Tafi. 2 chilometri alla conclusione, al comando Duran, Tafi, Mazzoleni, Sacchi, Debien e Lauca. Del gruppo di testa faceva parte anche Gomon della Casino, Gomon che si è massacrato in una corsa di tamponamento, una corsa di controllo, e adesso ha dovuto alzare bandiera bianca. Potrebbe partire Mazzoleni che non è veloce, Debie sempre attento, non perde di vista Tafi, sa che è un ottimo corridore e quindi non gli lascia assolutamente spazio. Lauca penso che sia stanco perché ha fatto un bello sforzo. Duran è andato a prendere Lauca e Sacchi fa Sacchi il buco. È il più veloce mi sembra di questi, e Mazzoleni potrebbe tentare, dovrebbe staccarsi di qualche metro e partire. Vedi che è indeciso pure lui, no? Vorrebbe farlo ma non se la sente. Debien invece corre esclusivamente sulla ruota di Tafi. Ed ecco allora Duran, poi Lauca, Mazzoleni,
poi Taffi, Debien che marca stretto, stopper perfetto di Taffi, e in ultima posizione Sacchi. Mazzoleni è quello con la maglia rossa, si guardano, si interrogano. Vediamo chi avrà ancora forza e voglia per attaccare. Avrei paura di Jackie Duran adesso in coda. Ecco Mazzolini adesso la posizione migliore. Siamo in vista dell'ultimo chilometro, adesso dovrebbe scattare. Se ha un po' di forza dovrebbe farlo adesso. E adesso stoppa tutti i condizionali. Guardiamo la corsa nell'ordine. La Ucca in prima posizione. Poi in seconda posizione Taffi, nella scia di Taffi c'è Debien. Dai Eddie, vai. Così. Scatta Mazzoleni, Taffi gli va nella scia, Mazzoleni tenta l'attacco ai 900 metri, la maglia rossa di Mazzoleni, in seconda posizione c'è Taffi, Mazzoleni entra nel rettilineo d'arrivo con Taffi in seconda posizione, in terza posizione c'è Jackie Duran, in quarta c'è Debien, in ultima posizione c'è Sacchi, si rialza Mazzoleni, ora è ottimamente piazzato Sacchi, Sacchi attenzione che è veloce, è piazzato molto bene, Taffi ha fatto lo sforzo, non è la sua posizione lì, non... Mentre perde contatto la Ucca, Debien anche è veloce, se sempre in prima posizione Taffi che si volta, Debien in seconda posizione, Sacchi in terza, Taffi in testa, lo controlla Debien, siamo ormai agli ultimi 300 metri, Taffi è sempre in testa mentre scatta Jackie Duran sulla destra, Taffi al centro, poi Mazzoleni ancora in quarta posizione, sempre dai Sacchi in testa, Taffi lo attacca, Jackie Duran con Sacchi dall'altra parte ed ecco il colpo di reni ed è Jackie Duran che vince davanti a Taffi, Sacchi, poi Debien, Mazzoleni e la Ucca. Il grande attore, Jackie Duran, grande attore, per tutta la corsa faceva il morto, poi andava in testa a scattare, una corsa tipica e lo avevo fatto notare, poi ha aspettato ancora l'attacco, ecco la ripetizione dello sprint, vedete Taffi in testa, Sacchi sulla sinistra con la maglia giallorossa, la rimonta di Jackie Duran, proprio il colpo di reni, quando Taffi pensava di poter alzare le braccia in segno di vittoria, tac, il colpo di reni, ultimo di Duran davanti a Taffi che sborza l'urlo di vittoria meritatissimo da parte di Taffi e di Sacchi, al centro Duran, Taffi, Sacchi nell'ordine. Allora Jackie Duran vince, grande trionfo dei francesi, Jackie Duran vince la tappa e Debien la maglia gialla. Sì, peccato per Taffi, peccato veramente, ma ha commesso l'errore di lanciare la volata in testa e Duran, che dicevo è uno che fa le stagioni d'inverno, ha sfruttato la sua esperienza, se lo merita perché è un attaccante, peccato veramente, adesso Taffi ha la possibilità domani di andare a caccia della maglia gialla. È sempre stato preso in giro Jackie Duran nelle precedenti tappe, il leitmotiv qual era? Sì, Jackie Duran va all'attacco nei primi chilometri, lo riprendono sempre, lo fa per fare un po' di scena, lo fa per guadagnare qualche soldino, lo fa per conquistare, mentre ecco che arriva Gaumont che è stato l'autore primo del recupero di Debien, Debien che conquista la maglia gialla, lasciamo Pier Bergonzi raggiungere la sala stampa che è parecchio lontana. Sì, abbastanza lontano, al tour spesso ci sono delle sale stampe lontano perché sono tantissimi giornalisti e tanti problemi logistici. Prima di lasciarti un giudizio telegrafico sulla tappa e un pronostico sulle tappe pirenaiche. Ma è stata una bella tappa, una classica tappa di quelle che seguono le cronometro e anticipano le montagne. Io penso che dalla prima tappa di montagna potremo capire di più di questo tour. In questo momento il padrone è Uric, ma Pantani ha tutte le porte aperte per vincere il tour. Uric che quest'oggi ha lasciato la maglia gialla a Debien, mentre è Jackie Duran che alza le braccia al cielo, oggi si è veramente meritato il titolo di più combattivo. Ripeto, era stato preso in giro, sì, fa questi attacchi ad usum dei fotografi e della televisione, poi quando la corsa incomincia ad aumentare non si vede mai gli attacchi, quando si va a 30 all'ora mai, quando si va a 60. Quest'oggi ha agito in maniera strana, in una maniera che avevamo avuto modo già
durante la corsa di farvi notare, si vedeva che si staccava, faceva fatica a rientrare, attenzione, non faceva teatro, non faceva scena, perché le immagini che ci mostravano il primo piano di Jackie Duran erano chiare, soffriva, perdeva terreno, era al gancio, come si dice in gergo, poi si riportava sotto, il tempo di respirare scattava, poi si faceva riprendere e si faceva poi staccare. Naturalmente ha sfruttato alla grande, al massimo, il temperamento, il grande temperamento purtroppo non sempre paga, e per quanto concerne, intanto vedete il gruppo con la maglia gialla, in questo caso l'ex maglia gialla di Ulrich e la maglia verde di Zabel, suo compagno di squadra, il temperamento purtroppo non paga, e per Taffi questo non pagare è troppo di frequente. Diciamo che Jackie Duran ha corso in modo intelligente, non ha corso in modo intelligente Taffi, troppo esuberante, troppo generoso, partito Eddie Mazzolini, lo è andato a prendere, così ha tolto anche la vittoria ad Eddie Mazzolini che poteva farcela. Naturalmente Taffi ha corso per sé, se un italiano poco importa, perché per lui importante era vincere, però quello sforzo gli ha tolto quella brillantezza e si è fatto battere da Jackie Duran. Lo so che poi qui parlare dopo è facile, c'erano un corridore per squadra, forse se non fosse andato lui a prendere Eddie Mazzolini non ci sarebbe andato nessun altro. Jackie Duran ha saputo attendere un po' di più, ha saputo rischiare, secondo me ha rischiato anche perché non aveva una gran gamba, era stanco. Scusa, e quindi ha sfruttato. Un attimo, il signore che vedete sulla sinistra con gli occhiali è Debien Laurent, nuova maglia gialla. Infatti è andato a prendere Mazzolini, ha lanciato la volata, Jackie Duran è arrivato veloce, lo ha passato ai 100 metri, anche qualcosa meno, mentre Fabio Sacchi pensavo che ce la potesse fare, guarda, era posizione ottima, solo che sì, a 24 anni, la prima volta che fa il tour, ha perso una grande opportunità. Comunque bravi sia Sacchi che Mazzolini, una giornata caldissima e mi dispiace per Taffi perché meritava questa vittoria. Ed ecco intanto Kilfenne, il direttore sportivo, che abbraccia i suoi due puleni, è arrivato anche Jackie Duran, mentre qui nella zona della premiazione è arrivato Laucca. Quest'area fa bene a Jackie Duran, nel 94 vinse una tappa a Cahors che è qui a 30-40 km, l'unica tappa vinta, poi ha vinto anche un prologo nel qualche anno fa, nel 95 a Saint-Brieuc, prologo vinto perché dopo cominciò a piovere e lui vinse, e lui partì nei primi, è stato anche campione di Francia, lo testimonia il tricolore sulle maniche, due volte nel 93-94, però l'unica tappa che ha vinto al Tour, anche lì in una fuga che batté fra l'altro l'italiano Serpellini, la ottenne proprio qui a pochi chilometri da Montauban, Jackie Duran. Eccolo qua, Jackie Duran, primo piano di Jackie Duran che sta riguardando sul monitor mentre lo sta intervistando il telecronista francese, sta riguardando lo sprint vincente. Jackie Duran non è al primo successo al Tour de France, vi ho appena citato la vittoria di qualche anno fa di Jackie Duran con Serpellini secondo nello sprint. Jackie Duran due volte campione nazionale francese, vincitore di una grande classica come il Giro delle Fiandre, vittoria ottenuta proprio al grande temperamento di questo corridore, con una fuga fiume di una settantina di chilometri, il suo attacco pagò alla grande perché è stata la più importante vittoria per quanto concerne una corsa in linea, una classica di Coppa del Mondo per Jackie Duran. Mentre intanto vedete la tardiva reazione del gruppo, è scattato Rinerot, l'enfant du pays, il regionale della tappa, gli lasciano l'onore di conquistare l'ottava posizione, la giornata della Cofidis che conquista la maglia gialla. Non c'è sprint per contrastare, no, non lo lasciano arrivare, non lo lasciano arrivare, però è confermata nuova maglia gialla, è Debien, Laurent Debien, e pensava di potersi aggiudicare lo sprint del gruppo e invece vediamo volatona nella quale si impegna Zabel. Ecco là la maglia verde di Zabel che vince
con Ivanov, mentre quel signore che era scattato, rapato, è Damien Nazon, il regionale della tappa dell'altro giorno. Vi ricordate forse quel cartello? Nazon è un champion. E intanto abbiamo visto che Stel si è disinteressato a questo sprint. A centrogruppo abbiamo visto Cipollini, vediamo Ferrigato, Calcaterra e vediamo appunto Fagnini in ultima posizione. In seconda posizione in classifica generale si porta appunto Andrea Taffi con un distacco che dovrebbe essere di 10 secondi. Taffi che per un pelo perde la tappa e per un pelo perde la maglia. Proprio... A proposito, sentiamo da Giovanni Bruno quanto tempo abbiamo ancora a disposizione, perché ci auguriamo, ecco, la classifica di tappa: Durant, Taffi, Sacchi, Mazzoleni, Debienne, Lauca in settima posizione, Gaumont a 1.34. Poi lo sprint che avete appena visto e la regia vi ripropone, lo vedete sulla destra, Eric Zabeli, il tedesco che ci tiene a conquistare anche quest'anno la maglia verde, anche se la sua formazione, la Deutsche Telekom, gli ha tolto il pilota per le volate, vale a dire Lombardi. Una comunicazione, anche perché in apertura di telecronaca abbiamo visto quella caduta, rimasti coinvolti Caruso, Piepulic, Mille e Van Bon, tutti sono rientrati, sono arrivati col gruppo, quindi nessun problema, non è cambiato niente in classifica generale per gli uomini di classifica, tutti nel gruppo, è cambiata la maglia gialla, però ricordo sono uomini di seconda fascia, non impensieriscono minimamente né Ulrich né tutti gli altri, ed è proprio per questo che il campione tedesco ha lasciato andare questa fuga, ha lasciato questa maglia alla Cofidis e così lui sta un po' più tranquillo, più rilassato. E godiamoci questa inquadratura rilassante mentre vedete la classifica generale provvisoria: Debienne maglia gialla, Taffi a 14 secondi, Jackie Durand a 43 secondi. Domani ancora una tappa che possiamo definire di trasferimento. In Francia il termine trasferimento, tappa di trasferimento, è un eufemismo, perché qui non c'è mai tranquillità. La regia ripropone ancora lo sprint con Taffi che si è lanciato troppo da lontano, Taffi che ci auguriamo di poter avere al nostro microfono. Purtroppo la delusione è grande per il corridore toscano, che proprio sul traguardo, mentre lanciava il suo colpo di reni, si è visto precedere all'ultimo momento da Jackie Durand. Jackie Durand della Casinò, lo vedete nella sua progressione, mentre Sacchi, che poi si è piazzato terzo con la maglia giallorossa, Mazzoleni che aveva tentato il tutto e per tutto ma troppo presto, lo vedete sulla destra. Allora, domani nona tappa da Montauban a Pau, 210 km. L'appuntamento come al solito su questa rete sempre intorno alle 15. Allora, una descrizione della tappa di domani. Domani è una tappa per velocisti. Ci arriva a Pau. Scusa, Jackie Durand sul podio. Fa molto caldo, ci si avvicina ai Pirenei. Gli uomini di classifica staranno in gruppo, cercheranno di spendere il meno possibile, perché dopodomani ci sarà una tappa terribile. In rapida successione l'Aubisque, il Tourmalet, la Spain, il Peyresourde e l'arrivo in discesa a Luchon. È una tappa che un po' è dura, micidiale, e se farà anche un caldo del genere io penso che ne vedremo delle belle. Il tour è cominciato ieri, qualcuno dice che è finito ieri, io non ci credo assolutamente. Beh, è il leitmotiv di tutte le grandi corse a tappe, la battuta, il giro incomincia oggi, il giro è già finito, battute tradizionali che fanno ormai parte delle grandi corse, il tour non incomincia e non finisce mai nel giorno che viene stabilito. Allora intanto il più combattivo, Andrea Taffi, è possibile, vediamo se la gentile signora che ci ha portato la classifica finale del premio della combattività, è possibile, per favore, visto che lei capisce l'italiano, no, vedere se riesce a portarmi Taffi, che è da queste parti, facilmente qui, è facilmente riconoscibile perché ha la maglia di campione d'Italia, champion d'Italie. Merci madame. Allora, Andrea Taffi ha la consolazione di aver vinto il premio della
combattività, mentre nella classifica generale c'è già chi Duran che vediamo appunto vincere l'odierna tappa. Allora il giro incomincia oggi, il giro è già finito, fa parte della tradizione del Giro d'Italia, del Tour de France, tradizione, mentre ecco la nuova maglia gialla, tradizione che viene poi regolarmente smentita. I tedeschi sono preoccupati, nel senso che non sono tranquilli. Ieri Ulrich è andato forte, ha vinto la cronometro come da pronostico, però non si sa mai. Quei 15-16 kg accumulati in inverno è stata duro per lui smaltirli, era uno zombie i primi tre mesi. Realmente era così, ricordate la Tirreno Adriatico in marzo, dopo 30 km si andò a casa, il Giro dei Paesi Baschi in aprile alla terza tappa, quando era ultimo si ritirò perché non ce la faceva più. Poi piano piano ha ritrovato la condizione, si è presentato alla partenza di questo Tour in ottime condizioni di forma, però non si sa mai, il Tour, specialmente se fa così caldo. Se vi ricordate l'anno scorso, nell'ultima settimana fece una gran fatica, e c'è corridori come Pantani, come Leblanc, come Casagrande, come Buenaora, che ha vinto il giro della Catalogna, un ottimo scalatore. Ci sono secondo me in questo Tour scalatori, anche se non c'è più la Festina, che potrebbero impensierire, potrebbero sconvolgere questo Tour, che di sconvolgimento ne ha già avuti già abbastanza. E intanto vi ricordiamo che quel leoncino è il simbolo del Credito Lionese, che è lo sponsor principale del Tour. La maglia gialla è sponsorizzata dal Credito Lionese e il simbolo del Credito Lionese è appunto il leone. Questa è la classifica generale: Debien con Taffi secondo a 14 secondi, 43 Duran, quarto il finlandese Lauka 2,54, quinto Ulrich a 3,21, poi Hamburger a 4,39 ed ecco Zabel, maglia verde per Eric Zabel. Abbiamo già avuto modo di dire che non fila tutto così liscio in casa Telecom. Zabel si è visto togliere Lombardi, Ulrich ha qualche problema di tenuta, sente forse che i suoi direttori sportivi non hanno tanta fiducia in lui, meno ne hanno in Riis, insomma acque un po' agitate in casa Telecom. Il bilancio degli italiani: due vittorie con Mario Cipollini che oggi si è visto sfuggire, mentre la regia ora vi ripropone lo sprint di Zabel, sprint per il gruppo, si sprinta per la nona posizione, Zabel davanti a Ivanov e poi Gaston Nason. Il bilancio degli italiani: Cipollini due vittorie, poi due posti d'onore per Minali, primo piano per Zanini, soprannominato Zanà Zazà, leader della classifica del Gran Premio della Montagna, due piazzamenti per Minali, due volte secondo, e oggi secondo Taffi. Hai visto prima la volata di Zabel? Sembrava una volata per il primo posto. Per me voleva provarsi, voleva soprattutto avere delle conferme, delle risposte da se stesso. Non è riuscito ad azzeccarne una questo Tour, un po' perché gli manca Lombardi, ma un po' perché non ha quel guizzo che gli ha permesso in passato di vincere tante tappe, sei tappe nei Tour precedenti. Questa invece è la classifica generale del Gran Premio della Montagna: Zanini 26 punti, Vogt 21, 15 Gomona, Elli 15, Debien 13 e 13 punti anche Agnoluto, che è un francese di origine friulana, vincitore l'anno scorso del Giro della Svizzera. Telecom che ha una grana in meno, non so se sia un fatto positivo o negativo, cioè Riis ieri è andato piano, quindi una squadra votata oggi più che mai per Jan Ullrich. Non aiutano Zabel, Riis sarà a completa disposizione di Ullrich, un Ullrich che a cronometro è andato bene, vedremo nei Pirenei come si comporterà. Questi sono gli highlight, termine che piace moltissimo a Giovanni Bruno, il nostro coordinatore. Highlight che in realtà significano i fatti salienti della tappa che è stata contraddistinta da questa fuga di Duran, Taffi, Gomon, Mazzoleni, Sacchi, Debien e Lauka, con un Taffi, sempre eccolo lì, il campione d'Italia, grande, eccezionale, combattente, ma proprio in questo suo temperamento mai domo, sempre pronto ad andare all'attacco, non
non adatto a tattiche o a cose del genere, è il tallone d'Achille del campione d'Italia. Campione d'Italia che è stato indubbiamente il più combattivo, ma proprio nel momento che stava per cogliere il premio di tanto lavoro è stato preceduto da Jackie Durand. Allora, Jackie Durand ha vinto la tappa, la maglia gialla, eccolo qua, Jackie Durand. Ah, sentiamo questa battuta di Jackie Durand, bellissima, la puoi ripetere. Ah, Taffi troppo forte. Troppo forte, un poco, poco troppo forte. 300 metri davanti, troppi. Grazie, complimenti a Jackie Durand. Passava, ha visto lo sprint e ha gridato Chucky, Taffi troppo forte, indubbiamente troppo troppo forte, però 300 metri, scattare ai 300 metri è un po' troppo. Allora Jackie Durand, sportivissimo e divertentissimo in questa sua battuta, ha vinto la tappa. Debien maglia gialla. Concludiamo ricordandovi che domani da Montauban si va a Po 210 km. Appuntamento sempre intorno alle 15, sempre su questa rete. Gentili signore e signori, cata a parecchi chilometri dalla conclusione e pertanto i giornalisti spesso sono costretti a rimanere in sala stampa per poter seguire dai teleschermi le fasi della corsa e proprio per l'impegno di lavoro che hanno, quindi veramente grossi disagi per gli inviati speciali al Tour de France. I giornalisti accreditati sono 700-800, hanno bisogno di ampi spazi e difatti anche oggi la sala stampa è a 7 km, l'abbiamo vista pochi istanti fa, era quel palazzetto dello sport a 6 km dal traguardo. Ecco perché i colleghi che ci auguriamo di poter riavere al nostro fianco da domani non hanno potuto abbandonare la sala stampa per raggiungere il traguardo. Certo che i colleghi della stampa lavorano in condizioni veramente terribili. Beh, qui tutti lavorano in condizioni terribili, dai corridori ai giornalisti, tutti quanti. Il tour è duro per tutti, ma a questo punto, con questo caldo, è duro soprattutto per i corridori. Telecom che è partita. Anche perché le sale stampa non hanno certamente l'aria condizionata. No, neanche i corridori hanno l'aria condizionata. Beh, c'hanno il vento per fortuna. Penso che anche se fanno più fatica, che stanno forse più freschi i corridori dei giornalisti. Stiamo attenti perché adesso siamo negli ultimi chilometri e qui si gioca una vittoria di tappa. Vogt, Van Bon e Massimiliano Lelli. Lelli non ha mai vinto una tappa alla Tour, ne ha vinte un paio alla Giro d'Italia. Speriamo che riesca a Lelli, vincere. Lelli ha capito, Lelli ha capito che non deve mai mollare il corridore in testa, perché qual è il gioco del tedesco e l'olandese? Quello di mettere Lelli in terza posizione e quindi partire, costringerlo a chiudere il buco. Lelli con molta furbizia si mantiene nella scia del corridore che è in prima posizione, controlla, pronto a rintuzzare l'attacco di chi tra i due attaccherà per primo. Sempre il tedesco in prima posizione, si alza, spinge un lungo rapporto, controlla la situazione. Lelli in seconda posizione, l'olandese in terza. Siamo ormai in vista degli ultimi tre chilometri con il gruppo che recupera. Ecco che Lelli si porta sulla destra, è marcato stretto da Van Bon. Potrebbe essere il momento per il tedesco di partire. Potrebbe rientrare anche Agnolutto, che è una trentina di secondi di distacco. Attenzione perché Van Bon si è stretto le scarpette per scattare meglio, mentre il gruppo è ancora tirato dalla Telecom. Però cosa potrebbe succedere? Van Bon è il più veloce dei tre, Vogt è quello che ha tirato di più e quello è il meno veloce dei tre. Potrebbe tentare un allungo, però sta sempre in testa ed in testa non può scattare. Certo che i due si sono comportati con grande fair play, mentre ci segnalano che Agnolutto è a 33 secondi e può rientrare perché questi vanno piano. Il gruppo è a 1:30. Il gruppo non può più rientrare invece. Si marcano, è una partita